Prima di iniziare, dovete scrivere qua sotto secondo voi Atalanta, Inter, Lazio e Juventus quali squadre beccheranno nel sorteggio Champions. Se non avete sbatti di scriverle tutte, almeno la più forte per ogni squadra affrontata qua sotto. Via! The Champions, ragazzi, i bigliettini, ragazzi, i fogliettini. Sentite, sentite il rumore annuale per il settimo anno di fila, il sorteggio dall'urna di Simon. The Champions, per il settimo anno di fila, Infantino manco lo ha fatto per così tanto tempo, ma noi siamo ancora qui e siamo qui per fare i bigliettini. The Champions. Detto questo, come funziona? Ho messo ovviamente 8 squadre nell'urna 1, 8 squadre nell'urna 2, sarebbero poi le fasce. Ma, ok, no, fascia 1, fascia 2, fascia 3, fascia 4. Andremo a prendere bigliettino, 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 bigliettino e vedremo come sarà il nostro sorteggio dell'urna di Simon. Domani ci sarà il sorteggio ufficiale, andremo a vedere quelli che abbiamo preso e quelli che invece proprio non ci hanno azzeccato manc nu cazzo. Detto questo, oggi su SiccoCalcio 2.0 uscirà il mio pronostico. E poi è impossibile fare un pronostico, però io voglio fare il pronostico dei gironi di Champions League. Quindi mi raccomando, seguitemi anche là perché farò il mio pronostico. Detto questo, adesso andiamo a fare il sorteggio. Sono proprio carichissimo. Vi ricordo le urne, non ve le ricordo, vado a pescare direttamente. Stasera ci saranno gli ultimi match, tra l'altro. Detto questo, partiamo subito. Prima squadra l'ho presa, prima squadra l'ho presa. Stavo facendo cascare tutto. Bayern Munchen, si vede bomba, si vede il cazzo. Ma poi puoi mettermi Bayern Munchen, ma perché non si vede? Ma che Bayern Munchen, che va nel girone con secondo bigliettino Manchester United. Ho pescato un bigliettino. Atalanta, porca troia, che stella, che Zella Atalanta, raga. Atalanta, gli capita questo girone all'Atalanta, mamma mia che zella. Quarta fascia, andiamo a vedere la quarta fascia, l'ho già detto, quarta fascia, la vincente tra Midtjylland e Sparta Praga. Ecco, diciamo raga che se così fosse, l'Atalanta dovrebbe tecnicamente almeno passare come terza. Certo che però passare il turno sarebbe veramente veramente difficile. Girone B, Liverpool. Oh, non riesco a pescare. Shakhtar. Ecco, se un italiano beccasse questo girone qua, penso che godrebbe come un riccio. Eccolo che lo pesco. Lazio e santa la Madonna. Lazio. Eccola qua la Lazio. Quarta urna. Raga, Borussia Mönchengladbach. Ecco, questo Liverpool, Shakhtar, Lazio, Borussia Mönchengladbach non sarebbe un girone affatto facile per la Lazio. Secondo me avrebbe più possibilità di passare rispetto all'Atalanta, perché ha meno forze giganti davanti. Però dall'altra parte è penalizzata dal fatto che non c'è la squadra cuscinetto. La squadra cuscinetto. Girone C, Real Madrid. A faccia Rogaz. Aia, non mi sono fatto male, cioè non ho detto aia, ho detto Ajax. Urna 3, dove esce l'Inter? Tanto sono uscite le italiane. No, Olympiacos. Ammazza che girone proprio de merda. Mamma mia che girone proprio de merda. E Dulcis in fondo, proprio Dulcis, cioè c'è un Dulcis che non ve dico. Il Club Brugge, la squadra belga, il Club Brugge. Ecco, diciamo che se così fosse Real Madrid, Ajax, Olympiacos, Club Brugge, il Real Madrid dovrebbe, non lo so, dovrebbe veramente baciare. Dove cammino io, dove cammina Simon? The Champions. Girone D, Lesson 1. Siviglia. Mo sono quasi sicuro che mo becchiamo l'Inter. A parte seconda fascia non si può prendere, però di un terza fascia l'Inter, secondo me. Siviglia, Inter, vediamo. Siviglia, Chelsea. Comunque questo è il girone d'Europa League. Alessandro, ragazzi, il Chelsea è veramente forte. Terza urna, Salisburgo. E poi il Ferencváros. Quindi Siviglia, Chelsea, Salisburgo e Ferencváros. Ma che minchia è il Ferencváros? Vabbè, me ne sbatto il topo cazzo. Girone E, Ekeka. Juventus. Atletico Madrid. Lipsia, ragazzi miei. Guarda che questo girone non è semplice per niente. Juve, Atletico, Lipsia. Sarebbe quantomeno doveroso non beccare il Marsiglia.
Basaksehir, ecco, vabbè, ci sta. Cioè ci sta, non, la Juventus non può lamentarsi del Basaksehir. Certo c'erano squadre un po' più scarse, tipo il Ferencváros, però il Basaksehir ci può stare. Se così fosse, insomma, la Juventus non avrebbe vita completamente facile. Però un girone con Lipsia, girone con Atletico Madrid e con Basaksehir dovresti tecnicamente passarlo da prima. Magari con qualche pareggio, un paio di pareggi, 4 vittorie, però dovresti passarlo da prima, a mio modo di vedere. Quindi così fosse la Juventus si potrebbe, non dico ritenere fortunata, però quantomeno tranquilla. L'ho preso. Zenit di San Pietroburgo, che schifo ragazzi miei, nella testa di serie. Seconda urna, Barcellona, me lo sentivo. Ti pare che il Barcellona non prendeva una squadra che era molto più scarsa di lei o di lui o di quel che cazzo che è da testa di serie? Barcellona, mo come minimo, porca troia, mo come minimo capita l'Inter. Ecco, Inter. se così fosse l'Inter si potrebbe ritenere molto molto fortunata, eh. La quarta squadra, eh, è mica tanto fortunata, mamma mia. Marsiglia. Allora, guardando il girone, no, non si potrebbe ritenere troppo fortunata in realtà. Lo dicevo perché appunto vedevo che l'Inter aveva evitato le grandi teste di serie, perché ovviamente se prendi il Barcellona da seconda potresti prendere come prima il Bayern, potresti prendere il Liverpool. Invece insomma lo Zenit ti aiutava ad ammortizzare. Però poi c'è il Marsiglia come quarta, quindi vuol dire che ogni partita è una guerra e che nessun match è scontato. In questo girone l'Inter farebbe fatica, secondo me potrebbe passare alle spalle del Barcellona. Per qualità potrebbe passare seconda, però avrebbe un altro girone di ferro come quello di quest'anno. Porto, lo porto. Manchester City, mazza che culo pure per il City da seconda fascia prendere il Porto. Krasnodar, ma che girone è? Ma vaffanculo, va del Krasnodar. Si può fare peggio prendendo la quarta urna? Vediamo se si può fare peggio per... si può fare peggio prendendo la quarta urna? Mi è cascato un bigliettino. Rennes, sono contento di vederli in Champions, tra l'altro. Il Rennes, ragazzi miei, il Manchester City avrebbe un girone fantastico, composto da Porto, Manchester City, per Krasnodar e Rennes. Scusate, ma se non sbaglio è rimasto il Paris Saint-Germain. A me non sembra che io abbia scritto Paris Saint-Germain. Eccetelo, Paris Saint-Germain, i finalisti, il Parigi San Gennaro, con il Borussia Dortmund, con la Dinamo di Kiev e con la Lokomotiv. Ecco, spero che quest'anno Russia e Ucraina si potranno incontrare, perché raga io non c'ho più parole, quest'anno sono 42 russe e quindi va attaccata al cazzo, e quindi vi affrontate uguale, fate la guerra, no, non fate la guerra, fate l'amore che è meglio. Detto questo vi faccio un breve recap su quelle che secondo me passerebbero il turno, quindi girone A, Bayern e United secondo me, Atalanta in Europa League, e nel girone B Liverpool e forse Shakhtar, Lazio in Europa League, Gladbach ultimo. Girone C Real Madrid e Ajax, poi credo Olympiacos. Girone D Chelsea e Siviglia, poi credo Salisburgo. Girone E Juventus e Atletico, poi credo Lipsia. Girone F Barça e Inter, poi credo Zenit. Girone G Manchester City e Porto, poi credo Rennes. Girone H Borussia Dortmund primo, Paris Saint Germain, e poi credo la Lokomotiv Mosca, che insomma una rossa famogliela passare, perché vabbè qualcuno, vabbè, comunque queste credo che siano appunto le soluzioni finali. Detto questo, domani alle ore 17 si svolgeranno i sorteggi di Champions, quindi sono curioso come uno stronzo. Fatemi sapere la vostra in un commento qua sotto, soprattutto voglio sapere secondo voi quali delle big beccheranno le italiane nella prima fascia, cioè tipo chiedetemi le più importanti, tipo che ne so, Atalanta, se tipo come se avessi dovuto dire questo sorteggio, vi avrei detto Atalanta becca United e Bayern, la Lazio becca Liverpool e Shakhtar, l'Inter becca Barça e Zenit, la Juve becca Atletico e Lipsia, ok? Quindi fate una cosa del genere qua sotto nei commenti. Grazie, io tantissimi amici qui sotto, iscrivetevi al canale, bussalo la like come sempre, ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo che oggi su Calcio 2.0, sì, con Calcio 2.0 escono i miei pronostici, quindi non sono con i bigliettini ma è il mio pronostico. Grazie e ciao, ciao ragazzi.